Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul di prodotti Essence. Se avete visto il mio video in cui mostravo tutti i prodotti della collezione autunno-inverno, sapete che avevo intenzione di provare qualcosa, di comprare qualcosa. E così è stato. Però questa volta, anziché andare a comprare negli stand della mia città, ho preferito acquistare tutto online. Questo per un semplice motivo, perché ultimamente, soprattutto nella mia città, non si riusciva a trovare quasi mai nulla. E poi quel poco che c'era era praticamente tutto messo in disordine, c'erano dei prodotti aperti, dei prodotti rotti, quindi sinceramente non mi piace acquistare in uno stand che è così mal tenuto, quindi ho preferito acquistare online in modo da essere sicura di ricevere dei prodotti nuovi che non hanno toccato miliardi di persone, che non sono aperti, che non sono rotti. Quindi insomma ho fatto questa scelta e devo dire che mi sono trovata benissimo perché mi è arrivato tutto in ottime condizioni, abbastanza velocemente perché considerando che arrivavano dalla Germania comunque più o meno ci hanno impiegato una decina di giorni, quindi è un tempo che secondo me ci può anche stare e soprattutto i prezzi sono stati addirittura un pochino più bassi rispetto a quelli che io ho sempre trovato negli stand. Poi magari cambia da città a città, io questo non lo so. Però nella mia città hanno un prezzo sì basso, perché si tratta comunque di prezzi Essence, però sul sito ho trovato delle cose che costavano ancora meno. Quindi io vi consiglio di andare almeno a dare un'occhiata a questo sito, ve lo lascio in info box. E se per caso non riuscite a trovare le cose negli stand, optate per gli acquisti online, perché davvero io mi sono trovata molto bene. Però basta con le chiacchiere, mi sono arrivati questa mattina i prodotti che ho comprato e ho deciso anche di utilizzare già qualche cosa per realizzare il make-up che ho adesso. Io so di non avere le luci adatte, quindi probabilmente non vedete quasi nulla, però fidatevi della mia prima impressione perché posso già dirvi comunque più o meno come mi sono trovata con le varie cose che ho acquistato. Dunque, ho preso anche due palette perché comunque è il mio punto debole, ma alle palette ci arriviamo dopo perché volevo farvi vedere proprio tutto quello che io ho utilizzato per il trucco di oggi. E quindi voglio partire dal primer. Ho preso il primer viso all'argilla nera, che è questo qua. Dunque, io su questo devo dire che avevo un sacco di dubbi perché non ci credevo granché. Questo prometteva un effetto opaco e una minimizzazione dei pori, ma io sinceramente ci credevo poco perché di solito con i primer viso io non ho mai avuto grandi effetti miracolosi. Devo dire che questo mi ha sorpresa tantissimo perché effettivamente appena io l'ho steso sul viso ho avuto un effetto opaco, quindi devo dire che sono rimasta molto stupita. Infatti ero davanti allo specchio che quasi non ci credevo perché davvero c'era un effetto opaco. Vi lascerà un po' perplessi all'inizio perché comunque il primer è grigio, quindi quando voi lo mettete sul viso vi troverete il viso grigio, però poi appena lo andate a stendere bene, ovviamente diventa trasparente. Se riesco ve lo faccio vedere sulla mano, eccolo, vedete che è grigio, rimane così, però veramente è in grado di opacizzare tantissimo. Ora sulla mano non credo che si veda granché, anche perché c'è il riflesso della luce, però comunque dà veramente un effetto opaco sulla pelle. Sì, comunque non lo vedete, vabbè, io ci ho provato, ragazzi, però con questa luce è veramente terribile. Comunque mi sono trovata veramente benissimo ed è un prodotto che credo non abbandonerò mai più perché veramente questo effetto opaco mi ha stupito. Io poi ho la pelle sempre molto secca e devo dire che mi sento la pelle idratata e morbida, quindi veramente un ottimo prodotto. Si tratta di una prima impressione, però se mantiene queste caratteristiche, se comunque mantiene questo effetto anche con l'uso prolungato nel tempo, sono sicura che non lo abbandonerò più. E quindi questo è stato il primo prodotto. Poi ho voluto provare l'illuminante occhi, quello in matita, e si tratta di questo prodotto qua. Io questo l'ho voluto provare perché mi attirava l'idea di un illuminante per gli occhi in matita. È molto chiaro, come vedete, è veramente molto molto chiaro. Che è talmente chiaro che forse non riuscite neanche a vederlo bene. Comunque è proprio un color carne
E mi sono trovata bene. Questo l'ho messo un po' come metto l'ombretto, quindi l'ho messo sulla palpebra sia inferiore che superiore, poi con le dita sono andata a spalmarlo in modo che diciamo desse l'effetto illuminante senza far vedere comunque la patina di colore, perché un po' di colore lo lascia. E devo dire che anche con questo mi sono trovata molto bene, ha veramente una stesura morbida e facile da stendere ed è un prodotto che mi è piaciuto. Quindi come prime impressioni per il momento sono positive. Poi ho voluto provare l'ombretto effetto cromato e ho scelto questo colore. Ho scelto questo qua. A me piaceva moltissimo perché avevo poi idea comunque di sfumarlo. Allora, questo è il numero 06. Quindi se vi interessa provarlo, questo è il numero 06 e mi è veramente piaciuto tantissimo, però devo dire la verità, è molto molto scuro, quindi nel momento in cui l'ho messo sulla palpebra mi è sembrato un po' troppo. Allora io poi sono andata a sfumarlo con il pennellino, ho fatto una sfumatura, ho messo poi altri ombretti di altre marche un po' più chiari all'interno e all'esterno per dare un effetto, diciamo, più luminoso e meno carico, e devo dire che nel risultato finale mi è veramente piaciuto molto. Io non so se voi riuscite a vedere qualcosa con questa luce, comunque questo è l'effetto finale che io ho ottenuto. Questo è il colore, spero che vediate qualcosa. Tenete presente che poi messo sulla palpebra è molto scuro, perché adesso sulla mano magari può sembrare di no, ma poi sugli occhi questo colore è molto molto carico e molto intenso. Quindi per quello che è il mio gusto personale ho preferito diciamo sfumarlo e dargli un effetto più leggero, però se a voi piace anche l'effetto più carico sicuramente è un ottimo ombretto, mi è piaciuto moltissimo. Poi restando in tema di colori accesi e carichi ho preso la palette glitterata, vi avevo detto che l'avrei presa perché questa mi attirava veramente tantissimo. Ci sono tantissimi colori, eccola qua, è bellissima. Questi sono ombretti glitterati in crema. Quindi a me è piaciuta di più perché quelli in polvere di solito mi lasciano brillantini da tutte le parti. Invece questi riuscite a dominarli molto meglio perché essendo cremosi vi basterà comunque tamponare un pochino sull'occhio o comunque dove volete andarli ad applicare senza ritrovarvi poi glitter ovunque. Quindi a me è piaciuta di più. All'inizio avevo provato questo colore qua, però poi si andava a confondere troppo con quello che avevo sotto. Allora ho optato poi per questo dorato, ovviamente ne ho messi pochissimi, quindi giusto per dare un effetto luminosità all'occhio, che sono sicura voi non vedete perché io non ho le luci adatte, però vi assicuro che ci sono un pochino di brillantini dorati sulle palpebre, tanto per dare un po' di luminosità, ma poi ho intenzione comunque di giocarci un pochino di più, diciamo di andare a fare delle altre prove con altri colori. Però è veramente, veramente bellissima, sono molto contenta di averla presa, poi questa mi attirava fin dall'inizio, è stato amore a prima vista, quando ho visto questa palette ho pensato quella deve essere mia. Poi, parlando sempre di palette, ho preso quella di illuminanti per il viso e ho scelto questi colori. Anche questa è veramente bellissima. Adesso io sul make-up di oggi ho deciso di utilizzare questo colore, il primo. L'ho messo appena appena sugli zigomi ed effettivamente mi ha dato un effetto comunque di luminosità, insomma, mi è piaciuta veramente moltissimo. Questa è la numero 2, quindi se per caso vi interessa e la volete provare, questa è la numero 2. Anche questi sono veramente bellissimi come illuminanti, mi è piaciuta subito appena l'ho aperta, ho detto no, questa è stupenda, assolutamente. Adesso passiamo alle unghie, poi passiamo alle labbra. Dunque ho preso tre smalti, vabbè, uno è la base coat, di questo ve ne avevo già parlato in un video, quello che ho fatto sulle unghie effetto gel senza lampada, ve lo lascio magari linkato da qualche parte, comunque di questo ne avevo già parlato, non è affatto un prodotto nuovo, c'è già da un po', però lo avevo finito, quindi l'ho comprato. Poi ho voluto provare lo smalto Peel Off e ne ho preso due colori, uno rosa e uno argento, sono questi.
Rispetto a quello rosa, posso farvelo vedere direttamente sulle unghie perché forse è la cosa migliore, sperando che vediate bene. Ecco, questo è l'effetto che ha sulle unghie. Devo dire che mi è piaciuto veramente moltissimo. Non vi posso ancora dire nulla riguardo alla durata, alla rimozione, perché l'ho messo praticamente un'ora fa e quindi per il momento, come prima impressione, vi posso dire che mi è piaciuto, mi piace l'effetto che ha sulla mano, mi è piaciuta la stesura perché comunque è risultato di facile stesura, però per tutto il resto ancora non lo so, non so quale sarà la durata e se sarà facile rimuoverlo. Comunque, se vi interessa, me lo fate sapere nei commenti perché io quando andrò a toglierlo magari giro il video, quindi possiamo andare a toglierlo insieme così vediamo se effettivamente è di facile rimozione oppure no. Quindi mi raccomando, ricordatevi se vi interessa di scrivermelo nei commenti così io mi ricordo di girare il video nel momento in cui andrò a rimuoverlo. Per le unghie poi ho preso anche la polverina effetto cromato. Io avevo già quella effetto specchio e ho voluto provarlo, ho fatto anche il tutorial, quindi sul mio canale lo trovate. Adesso ho voluto provare questo effetto cromato. Io credo che più o meno sia simile all'effetto specchio, non so neanche se ci sia una grande differenza, però comunque questo è un altro colore, quindi poi andrò a provare anche questo e vediamo quale sarà l'effetto. Mi incuriosiscono sempre a me queste cose, questi esperimenti, mi piace tantissimo farli. Passiamo adesso ai prodotti per le labbra. Ho preso ben 4 prodotti. Il primo è quello che mi incuriosiva più di tutti ed è la matita correttore per le labbra, eccola qua. Questa mi incuriosiva tantissimo. È molto bella anche a vedersi perché c'è questa mina così, è molto morbida questa, quindi è una mina abbastanza morbida, contiene aloe vera ed è proprio un correttore per il rossetto. Quindi se c'è qualche sbavatura o comunque qualche piccola imperfezione, voi con questa matita potete andare a correggere, a rimuovere il rossetto eventualmente in eccesso. Devo dire che io l'ho usata come base, quindi ho messo proprio, ho fatto il contorno delle labbra con questa matita in modo da avere la base e poi ho messo dopo il rossetto, però penso che funzioni anche dopo averlo applicato proprio come correttore. Questa mi incuriosiva molto, l'ho usata subito e devo dire che mi sono trovata bene. Poi ho preso 2 lip gloss e un rossetto effetto matte. Quello che voi vedete adesso sulle mie labbra è l'unione di 2 rossetti. Ho messo questo come base e questo sopra. Questo l'ho messo proprio in modo molto leggero. E poi sopra ho messo un altro strato leggerissimo di questo perché questo è glitterato. E quindi volevo dare alle mie labbra un effetto un pochino più brillante. Solo che mettendo questo sopra questo si è modificato ovviamente il colore, perché io pensavo che questo fosse molto leggero, invece è molto coprente. E quindi insomma devo un po' giocarci un po', devo fare degli esperimenti, però comunque il risultato finale poi è quello che vedete e a me sinceramente piace, anche perché avendo truccato gli occhi sul marrone con quell'effetto cromato che avete visto prima, questo rossetto comunque mi sembrava che potesse andare. Adesso però io volevo farvi vedere proprio i colori, quindi facciamo gli swatch. Questo è il rossetto matte e questi sono i 2 lip gloss che ho preso, però ve li faccio proprio vedere sulla mano perché penso che sia la cosa migliore. Questo è il rossetto effetto matte e ha un bel colore marrone abbastanza scuro, eccolo qua. Questo è un bel marrone scuro. Ovviamente questo poi va regolato in base alle intensità che desiderate, quindi se lo volete più chiaro, se lo volete più scuro. Io solitamente li preferisco leggermente più chiari piuttosto che scuri, però dipende anche un po' dai momenti, insomma. Adesso vi faccio vedere questo. Ah, non vi ho detto il numero, scusate. Questo è il numero 4, quindi se vi interessa è il numero 4. Questo invece è un lip gloss numero 3, quindi se vi interessa questo è il numero 3 ed è glitterato. Io pensavo non fosse tanto coprente, invece è molto molto coprente. Eccolo qua. E questo è il colore. È questo qua, il secondo, questo qua. Vedete che è molto coprente. Però voi ovviamente potete poi distribuirlo sulle labbra in modo da renderlo anche meno intenso, insomma penso che si possa giocare parecchio con queste cose. Questo
Questo invece è il numero 4 ed è quello più viola. Questo credo che sia ancora più coprente, ma questo non l'ho ancora provato sulle labbra. Eccolo qua. Sì, infatti è scurissimo, veramente scurissimo. Quindi questo credo che lo distribuirò in maniera molto più leggera. Eccolo qua. Sembra quasi nero, in realtà è un viola scuro. Ecco, questi sono i tre rossetti che io ho preso. Per adesso ho provato solo i primi due, tra l'altro li ho provati insieme, quindi sono andata poi a creare un altro colore. Però devo dire che come prima impressione mi sono trovata benissimo con tutti i prodotti che ho comprato, quindi sono veramente contentissima. Tra l'altro, per tutti questi prodotti ho speso più o meno sui 35 euro all'incirca, poi bisogna aggiungere qualcosa delle spese di spedizione. Ma per tutte le cose che ho preso, veramente è stata un ottimo acquisto e una cifra che mi è sembrata assolutamente adeguata. Io per adesso mi fermo, credo di aver parlato tantissimo. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa vedere la rimozione dello smalto peel off, almeno mi ricordo di accendere la telecamera quando lo andrò a togliere. Mettete un like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere anche se avete già provato qualcosa di questi prodotti e come al solito vi mando un bacio enorme e vi aspetto al prossimo video.